Grazie a Luisa Chiodi e a tutti gli amici e amiche dell'osservatorio, non solo per avermi invitato, ma soprattutto per il lavoro importante che fanno. Io cercherò di essere brevissima, invito però a segnalarmelo, perché come tutte le persone cercano di autodiventarsi poi di larga. Io voglio dire subito che vengo da Bergamo, ma se mai questo potesse essere possibile, non sono la portavoce del numero rilevantissimo di bergamaschi che hanno partecipato alla mobilitazione in aiuto dei Balcani, perché è un argomento talmente vasto e una serie di sensibilità così complesse che mi sentirei davvero fuori luogo a farne in qualche modo testimonianza. Quello di cui io voglio molto brevemente parlarvi è, rispetto alla ricerca di cui abbiamo sentito illustrare i lineamenti che ci attendiamo poi di vedere e di conoscere ancora più in profondità, ribadire quello che è stato il ruolo della biblioteca che con l'aiuto importantissimo di Giuliano Bertacchi, di Gabriella Cavagna e le testimonianze di Guido Forloni, Livio Vicini, Romy Bertoli e Luigi Battaglia insieme a tanti altri, ha cominciato a raccogliere e riordinare le carte d'archivio e alcune delle testimonianze che vengono dall'esperienza di Bergamo a Cacani. Credo che si dica, io mi scuso per la pessima pronuncia, e per la raccolta delle carte di Bergamo di Kosovo. Lo sguardo che posso dare io è uno sguardo assolutamente da storica, non da sociologa, e quindi in qualche modo ancora una volta dovrei anche qui astenermi, perché il tempo storico ci separa da quegli eventi, è troppo breve per poter utilizzare quelle che sono le criteri, le categorie che attengono alla storia e allo studio di questa, ma è troppo importante segnalare, secondo me, come la raccolta, la sistematizzazione e la non dispersione della memoria straordinaria che si lega ad un evento come quello della mobilitazione che dall'Italia va verso i Balcani, e va sottolineata, incrementata e come dire, perseguita a maggior ragione a partire da oggi. Noi da tempo ci impegniamo a farlo, anche perché il sindacato, la CGIL, ma il sindacato bergamasco è stato, se non dai primissimi momenti, di sicuro in prima linea nel partecipare attivamente nelle campagne di questo evento straordinario che ci ha colpito tutti nel profondo. Scusate, i testimoni non possono fare la storia, possono solo limitarsi a raccontarla, ma sicuramente tutti quelli che avevano un'età ragionevole per comprendere si sono trovati davanti a un avvenimento sostanzialmente impensabile. La guerra alle porte di casa, come fu immediatamente definita questa guerra, come furono poi chiamate alcune delle iniziative che ci affrettavamo a organizzare ognuna a seconda delle proprie competenze nei nostri luoghi di provenienza, proprio un impatto a cui dopo anni e anni, decenni di mobilitazione dai nostri luoghi di pacifismo praticato solo nello scendere, scusate, solo e ovviamente tra virgolette, nello scendere in piazza, nei comitati per le libertà e la difesa dei popoli oppressi nelle varie realtà che succedevano, ci ponevano improvvisamente di fronte a una guerra di una popolazione che avevamo davvero vicinissima, soprattutto noi nel nord Italia, ma non solo, e rispetto alla quale erano anche legati tutta una serie di convinzioni anche politiche a cui ha fatto cenno prima l'interessantissimo intervento di Bonnie Arpini
dice anche il riferimento rispetto all'autodeterminazione dei popoli, a quello che noi pensavamo potesse essere stato raggiunto nella federazione jugoslava. È anche la prima volta che la mia generazione si trova di fronte a quella che è stata una delle grandi questioni per noi. Come ci saremmo comportati noi se ci fossimo trovati a dover scegliere da che parte stare? Come ci saremmo comportati noi se avessimo dovuto scegliere se intervenire direttamente o se stare in quella zona grigia? Anche questo è un'occasione incredibile e straordinaria per renderci alla prova con delle forme di volontariato, di solidarietà che fino adesso avevamo studiato, praticato magari in ambiti decisamente più ristretti. E l'esperienza credo che vada davvero continuamente studiata e documentata, a maggior ragione anche con l'esperienza di chi ci ha accolti dall'altra parte, di chi ha in qualche modo incrociato l'esperienza, gli aiuti che sono venuti dalle varie realtà locali italiane e da chi è stato poi in qualche modo facilitato a venire ad allontanarsi dai suoi territori. L'attività del Comitato di Bergamo si divide all'inizio tra l'accoglienza di profughi e poi, questo sto facendo una banalizzazione di cui mi scuserete, e poi nel rientro di una parte dei profughi nei luoghi da cui erano stati espulsi. Un'altra cosa che su cui credo che varrebbe la pena di riflettere è il legame che può esserci rispetto alla Federazione Jugoslava, rispetto alla Jugoslavia, con la rimozione enorme che gli italiani hanno fatto con la campagna jugoslava della Seconda Guerra Mondiale. Io mi sono occupata nel tempo molto di questa esperienza e devo dire che difficilmente ho incontrato persone che hanno voluto raccontare l'incredibile e terribile ruolo che hanno avuto i soldati dell'esercito italiano, non solo le camicie nere in quei territori. E quindi credo che anche da questo punto di vista ci sia uno sguardo che gli storici, gli strumenti appunto della storia possono gettare. Noi partiamo da alcune testimonianze importanti, da alcune memorie che sono state scritte, come ci insegna Mario Snepi. La guerra è una delle cose più straordinarie per sollecitare la memoria, per scriverne e per raccontarne, che è, mi permetto di citarlo perché è davvero un documento importante da conoscere anche per chi non usa questi gli strumenti della storia, che si occupa di sociologia, che è il diario di un sacerdote bergamasco, Don Pietro Migno Prignoli, Santa Messa per i miei fucilati, in cui racconta come l'esercito italiano infierisce sui partigiani in Croazia. Ecco, benissimo, allora finisco così con una suggestione, questa è proprio solo una suggestione che mi è venuta riflettendo e guardando gli esiti della ricerca su come la guerra che scoppia nella Federazione Jugoslava in realtà risponde alle categorie che Claudio Pavone usa per descrivere la Seconda Guerra Mondiale per quanto riguarda l'Italia: è una guerra civile, è una lotta di liberazione, è una lotta di classe, anche se pure in qualche modo al contrario. Il convegno ci chiede di riflettere, non lo chiede a noi, lo chiede alla tavola rotonda che viene dopo, sulla possibilità che una mobilitazione di nuovo parta dal basso e si muova sulla sul pacifismo, da pacifismo verso la politica internazionale. Io scusate, ma dopo quello che sta succedendo in questi giorni in Italia e a Roma in particolare, non voglio generalizzare, ma credo che dovremmo incominciare a guardare dentro di noi su quelle che sono le nostre